Purtroppo il maltempo sotto forma di nebbia non ha permesso alla delegazione tedesca composta dal ministro dei trasporti del Land Mecklenburg-Vorpommern ed altri funzionari del settore logistico e della Camera di Commercio di essere presenti alla visita ufficiale al Nord-Est che partiva proprio oggi, lunedì 28 marzo, e che va a toccare a Venezia per un incontro con i vertici regionali, poi Cervignano, Trieste, proseguendo verso Capodistria, Porto Rosni in Slovenia. Un peccato, ma anche un'occasione che è stata solamente rimandata, visto che i rapporti tra le due realtà logistiche, Verona ed il porto di Rostock ed il Mar Baltico sul Corridoio 1, risalgono a tempi antichissimi ed hanno ricevuto nell'ultimo quinquennio un'incredibile accelerazione, come ha avuto modo di spiegare lo stesso console tedesco Bernard Power. Certo, gli scambi forse nemmeno hanno bisogno di incentivi, hanno bisogno di essere accompagnati da una volontà politica di sviluppare questo rapporto che, come tutti sappiamo, è in concorrenza diretta con altri corridoi, quello per esempio che parte da Genova attraverso il San Gotardo verso Rotterdam, che ha il limite della saturazione. Serve una forte volontà politica per implementare questo scambio. Beh, come sempre, guardi, noi facciamo attività in Quadrante Europa di sviluppo e forte sviluppo verso tutte le politiche che servono per attrarre il traffico. Sto parlando di infrastrutture anche. Parlando di infrastrutture, è chiaro ed evidente che il Brennero è un'opera che dovrebbe prendere delle accelerazioni, altrimenti dobbiamo guardarci sempre con molta attenzione il fatto che in Svizzera il San Gotardo è già ormai quasi pronto, è molto più avanti di noi e quindi dovremo velocizzare le infrastrutture. Su questa cosa qui va ricordato che nel 2012 ci sarà nel tratto austriaco delle difficoltà di manutenzioni sulle ferrovie austriache e quindi le attività politiche che stiamo svolgendo quotidianamente per far sì che questo traffico sia quantomeno non messo in difficoltà per la quotidianità, per la questione che ben conosciamo, insomma facciamo attività di sviluppo con i ministeri sia austriaco ma anche tedesco e italiano al fine di mitigare il più possibile questo intervento di manutenzione. Però tornando al discorso di prima del Brennero, è chiaro ed evidente che il Brennero si deve dare una mossa, deve diventare ancora più strategico, ma non soltanto il Brennero, anche tutti gli altri interventi di alta capacità ferroviaria per giungere in Quadrante Europa. Mi riferisco anche alla realtà veronese. Oggi il lotto 4, quello che va esattamente da Pescantina a Quadrante Europa, ha assunto o sta assumendo nuove riprogettazioni. E finché si progettano le cose non si costruiscono, dobbiamo aumentare la velocità. I tempi di realizzazione li conosciamo più o meno, però dobbiamo partire. La velocità delle merci a volte, avendo le ruote che si può spostare facilmente da una parte o dall'altra, può soffrire queste difficoltà di tempi. La questione temporale è una questione purtroppo, ahimè, ahi noi, è una questione che potrebbe pesare. Io mi auguro che fra 5 anni lei possa venire qui a rifare l'intervista a chi ci sarà qui al posto mio, o speriamo di essere qui, chiaramente così ho parlato anche di un altro tema, è del tutto evidente che mi auguro che potranno o potremo o potrò raccontare uno sviluppo futuro che da 5 anni fa ha portato 26 treni a settimana, ma che so, a più di 50.